La situazione che è stata descritta dall'onorevole interrogante ovviamente è ben nota al Ministero del Lavoro, anche a seguito dell'agitazione di alcuni dei soggetti legati dal rapporto di lavoro con la società DS Italy SRL, che nell'ambito del progetto, diciamo così, della piattaforma Foodora opera in Italia. In particolare, come è noto, la struttura di questa società prevede alcuni dipendenti che si occupano del rapporto con i clienti e quindi della gestione della piattaforma di e-commerce e i cosiddetti riders che effettuano le consegne a domicilio, che invece hanno un inquadramento di tipo diverso, non sono dipendenti della società e che venivano inizialmente retribuiti con 5,60 euro lordi all'ora e adesso con 3 euro lordi a consegna. A seguito di varie segnalazioni, anche il Ministero del Lavoro si è attivato e ha inviato gli ispettori. Quindi è in corso una verifica, gli ispettori del Ministero stanno effettuando le verifiche ed è ovvio che se dovessero emergere violazioni di leggi, verranno adottati i provvedimenti conseguenti, quindi all'attenzione del Ministro. Tra l'altro, il Ministro Poletti, anche nell'ambito dell'ultimo Consiglio che riunisce i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Unione Europea, ha posto più in generale il tema di come si affrontano le opportunità offerte anche dall'e-commerce, ovviamente in ambito lavorativo, ma tutelando i diritti dei lavoratori sia da un punto di vista retributivo e previdenziale, sia per quanto riguarda il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, della salute dei lavoratori, chiedendo che si apra una discussione, un tavolo per individuare una strategia a livello europeo, perché come sappiamo sono piattaforme che operano su paesi diversi, e promuovendo anche incontri bilaterali del nostro governo proprio al fine di individuare delle soluzioni condivise. Sicuramente per quanto riguarda poi il caso specifico, ripeto, è in corso la verifica e eventualmente il governo riferirà gli esiti di questa verifica anche in questa sede senza problemi, nell'interesse ovviamente dei lavoratori.